siamo finalmente ritornati su People Playground. Oggi proveremo delle mod assurde. Evocheremo il Bloop gigante e gli faremo mangiare Marcello, il Titanic ed altre robe veramente fuori di testa. Non voglio spoilerarvi nulla perché è successo letteralmente di tutto. Posso dirvi solamente povero Marcello. E come sempre, se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Questo video vorrei proprio iniziarlo col botto! Letteralmente! È stato bellissimo! Iniziamo alla grande! Scherzi a parte, benvenuti in un nuovissimo video di People Playground! Non vedevo l'ora di ritornare su questo gioco. Ho scaricato un'infinità di mod che voi non avete neanche idea e oggi le andremo a provare tutte! E no! Questo tizio davanti a me non è Marcello dopo la bomba atomica! Questa è una mod geniale! Oh sì! Si chiama Shapeshifter. Lui si trasforma nelle altre persone consumandole. Infatti, come avete potuto notare, io sono morto e lui si è ricostruito. È diventato me stesso. Poggo! È da 10 ore che sto producendo armi nelle Poggo Doggo Industries. Per favore, posso fare almeno la pausa pranzo? Io non sono Poggo. Imbecille! Queste nuove armi sono fantastiche! Gli ho praticamente consumato le gambe! Io volevo solo mangiare un panino! Vuoi mangiare qualcosa? Bene! Mangiati proiettili! Molto gustosi! Sono pazzo! Capo, eccoci! Ci aveva chiamati? Sì! Finalmente siete arrivati! Scusi il ritardo! Quindi qual è il problema? Il problema è... Uno dei Marcelli era scappato! Però tranquilli, ci ho già pensato io! Infatti credo sia definitivamente morto! Ah, meno male! Era solo un clone di Marcello scappato! Pensavo ci fossero stati altri problemi con quei mostri mutaforma, giusto? Se io dicessi Marcello nella vecchia villa, Marcello nella vecchia villa, lo ammazzo. Questo non è il vero Poggo. Lui avrebbe saputo riconoscere una frase della sua stessa canzone contro Marcello. Marcello nella vecchia villa, ia, aia. Tu non sei il vero Poggo! Muori! Imbecille! Missione compiuta! Bruciate tutto e tornate in laboratorio! Addio! Perfetto, ragazzi! Avete sentito? Bruciate tutto! Mi raccomando! Tutto bene lì dietro? Ho sentito uno strano rumore! Sì, tutto a posto! Procediamo! E anche questa volta... siamo riusciti a non lasciare... Forse gli ho sparato troppo vicino! Che dolore! Aia! Ah, dilettanti! Finalmente sono libero! Let's go! Una delle mod più divertenti che andremo a testare in questo video è proprio questa! Come avete potuto notare, io sono riuscito ad uccidere un solo Marcello! E muori? Perfetto! Però qui ce ne sono tantissimi! Quindi come poter fare per risolvere questa situazione? La soluzione è molto semplice! Basterà ingrandire all'infinito la pistola! Ragazzi! Ma guardate quanto è grossa! E adesso, una volta resa gigante, sparerà un proiettile così potente da radere al suolo tutti i Marcelli! Siete pronti? 3! 2, 1, fuoco! Sì! Avete visto? Sono morti tutti con un solo colpo! E tecnicamente possiamo distruggere anche i carri armati! Scusate, ma l'opzione dismember è quello che penso?
Che schifo! Però è fighissimo! Ragazzi, ho bisogno di uno psicologo, sto davvero impazzendo! Bene, adesso immaginate di avere un esercito di marcelli che sto marciando con i carri armati verso di voi. Come poterlo sconfiggere? Ovviamente sempre con la nostra gigantesca pistola! Cioè, ragazzi, rendetevi conto di che fine hanno fatto i carri armati! Quello a sinistra è completamente esploso! Ma secondo voi funziona anche con un bazooka gigante? Oh mio Dio, mi sa di sì! I carri armati sono volati nell'iperspazio! È bellissimo! È bellissimo, è un bazooka gigante! Qualcuno mi aiuti! Oh sì, è arrivato proprio quel momento! Vai, veloce, evoca il bloop gigante! Scusa Poggo, ma che vuoi da me? Io non so come si evoca un bloop gigante! Infatti non parlavo con te, parlavo con Johnny, imbecille! Capo, potrebbe gentilmente evitare di uccidere le persone davanti a me? Grazie! Perfetto! Lo evocherò da solo il bloop! Incapaci che non siete altro! Io vi odio! Il corpo di Johnny in acqua potrebbe essere un'ottima esca per il bloop! Speriamo funzioni! Gli ha dato una testata, ma eccolo qui! Ah, oh mio Dio, è bellissimo! Ah, aia, aia, imbecille di un pesciolone! Ragazzi, io ho paurissima delle profondità dell'oceano e questa roba mi sta facendo cacare sotto, anche se siamo su People Playground, cioè è terrificante! Ricordatevi sempre, mai fidarsi dei mostri, ma aia, aia! Chi è l'imbecille che ha aperto la gabbia di Chuchu Charles? Ragazzi, ma non sapete fare nulla! Vai, bloop! Attacca! Oh mio Dio! È uno scontro epico! Oh no! Il bloop ha perso la faccia! Gli si è spezzata! Ma dai! Anche... tutto bene? Mi sa di no. Credo abbia funzionato alla perfezione. C'è Chuchu Charles che è completamente distrutto e buggato. Sì, il mio piano malefico per sconfiggerlo di nuovo ha funzionato. Let's go. Mamma mia ragazzi, poverino, starà soffrendo tantissimo. Quindi perché non lanciargli addosso una bomba atomica? Sì. Ecco come sconfiggere definitivamente Chuchu Charles e tutte le sue uova. Sono intelligentissimo e anche un po' malefico. Devo migliorare la risata malefica. Basta! Ha la faccia praticamente montata al contrario. Però è sopravvissuto sia Chuchu Charles che a una bomba atomica. Ma il bloop è fortissimo. Quindi adesso faremo altri esperimenti su di lui. Ah, non vedo l'ora! Inizieremo a fare un test semplice semplice con questa piccola barchetta di legno, che ovviamente non sarà vuota, perché sopra ci saranno due marcelli pronti ad essere mangiati, vero? Chi tace acconsente. Vai bloop, fai il tuo dovere. Cioè ragazzi, un dente di sto mostro marino è grande quanto la barca. Ok, piano, piano, vai. Ah, oh mio Dio, che ansia, che figata. Se l'è mangiata tutta intera insieme ai marcelli. E bravo il mio pesciolino, quanto ti amo, fatti accarezzare. Sì, sì, bravo, bravo, mangiali tutti. È il momento di passare a qualcosa di leggermente più grande e resistente, ossia uno yacht, ovviamente sempre pieno di marcelli. Ma dov'è il mio pesciolone? Eccolo qua, sta aspettando di attaccare, sta aspettando che lo yacht gli passi esattamente sopra per uscire dalle acque. Bellissimo, vai, mangiala al volo, al volo.
Vai, pesciolone! Oh mio Dio! Sei! Ditemi che non è epico! No, no, no! Attento! Attento, è andato a sbattere contro il muro! Tutto bene? Oh no! Credo sia morto! Ci sono pezzi di yacht che volano ovunque! Tutto bene, amore mio? 12 seconds later. Ed eccola qui! La nave gigante per eccellenza! Il Titanic! Che tra l'altro è pieno di macchine, di bombe! C'è di tutto qui dentro! Sono pronto a farlo mangiare dal bloop! Che tra l'altro guardate quanto è rinforzato! Cioè è fatto di metallo durissimo! Sarà difficilissimo farlo esplodere! Non vedo l'ora, iniziamo! Capitano, ho visto un ostacolo in lontananza! Presto! Virare! Virare! Ma no, tranquillo! Sarà il solito iceberg! Capitano, non credo che quello sia un iceberg! Gli stiamo andando direttamente in bocca! No! No, Dio! Oh mio Dio! Si sta mangiando il Titanico! Che cosa è successo? È riuscito a disintegrarlo! Vabbè che il bloop è tipo 10 volte il Titanic, ma così mi sembra eccessivo! Forse avevi ragione! Quello non era un iceberg! Ma dai! È già il secondo che facciamo affondare! Adesso faremo due piccolissimi test di resistenza sul bloop gigante. Ossia, prima lo lanceremo nella lava e poi lo lanceremo nell'acido. Vai, mio piccolo bloop! Oh mio Dio! Oh mio Dio, è resistente anche alla lava! Ma guardate i denti! Sono diventati incandescenti, che fa anche rima! Oh mio Dio! Il suo morso adesso è ancora più letale! Gnam gnam! È stato davvero buono! Adesso ritorna nella lava! Anzi, nell'acido! O almeno credo sia acido! Sulla mod c'è scritto così? Vediamo? Ok, sì! È decisamente acido, anche perché Marcello non esiste più. Perfetto! Se adesso inizia a sciogliersi, io rido tantissimo! Ma mi sa che non sta funzionando! Ragazzi, ma sto coso è resistente a tutto? Ma non è possibile, è il mostro marino definitivo! Ormai è diventato il campione indiscusso dei mari! Nessuno potrà mai batterlo! Se non fosse per l'altro bloop gigante cavalcato da Ciuccio Charles! Vai, vai, bloop contro bloop! Ah! Oddio! Ragazzi, è sparito! Sta crashando tutto! Ragazzi, devo spegnere il computer! Stacca! Stacca! Ci stanno tracciando! Al prossimo video! Signora, mi dispiace darle questa brutta notizia, ma suo figlio non ce la farà. No, dottore, ma in che senso? L'operazione è andata male? No, no, l'operazione è andata benissimo. È solo che c'è un assassino dietro di lui pronto ad accoltellarlo.